Questa bambina ha un cartello, la violenza non è mai la risposta. È bellissimo, la violenza non è mai la risposta. Ma ce n'è un altro qui, vogliamo continuare a essere un mondo a parte. Non so se l'avete visto quel film. L'Abruzzo si qualifica a livello nazionale e a livello direi anche mondiale come una regione diversa. Che mi venga a dire il vicepresidente imprudente di nome e di fatto, mi venga a dire che altrove si spara, altrove si spara, fanno male, cerchiamo di farli smettere, non facciamo il contrario. Qui non ha nessun senso sparare, vogliamo essere un mondo a parte, sì, ma vogliamo che tutto il mondo sia a parte, tutta l'Italia sia a parte. Ci sono mille soluzioni possibili per impedire, per a parte quello che si è già detto, che i danni non sono quelli che ci hanno raccontato. Tunghieb ha fatto a livello nazionale un bellissimo comunicato facendo i conti e dimostrando come Marsiglia abbia detto dei numeri, abbia dato dei numeri a caso, e d'altra parte affidarsi agli cacciatori per contare gli animali che poi il cacciatore deve uccidere è veramente una follia. Ma vi faccio notare una cosa: la regione Abruzzo, come tante altre regioni d'Italia, si affida per fermare il problema cinghiali da 30 anni ai cacciatori. Da 30 anni i cinghiali continuano a aumentare. Che vuol dire? Cioè, se voi avete un problema a casa, chiamate una finestra che non funziona, chiamate il falegname e non ve la aggiusta, che fa? Per 30 anni chiamate lo stesso falegname a farvi pagare ogni anno inutilmente? No. Oggi abbiamo riempito una piazza all'Aquila, alcune centinaia di persone sono venute a sostenere la causa della difesa dei cervi in Abruzzo. Abbiamo ribadito con forza la richiesta alla Regione Abruzzo di ritirare la delibera che porterà all'uccisione di 469 cervi e ad aprire un tavolo di confronto che sia veramente risolutivo per le problematiche relative ai danni all'agricoltura e al rischio di incidenti stradali. La scorciatoia di sparare ai cervi non risolverà le problematiche, ma ne aggiungerà altre nella nostra regione, come per esempio un grandissimo danno d'immagine.